Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Altair e oggi vi spiegherò come andare avanti sulla storia della stagione 17. Prima di continuare con il video però vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale nel caso in cui vi sia stato d'aiuto e vi sia servito il video, così da potermi supportare. Per andare avanti con la storia, questa settimana, come anche la scorsa, dovrete recarvi a Helm, dalla Corona del Tormento, e dovrete interagire, e qui Erismorn vi parlerà. Ricominciamo con occhi nuovi e cuori aperti. Credo che il comandante abbia trovato la forza di cui ha bisogno. E anche noi dobbiamo prepararci al compito che ci attende. Perché c'è in gioco tanto. Con il passare del tempo, la presa di Kalos sulla piramide lunare si rafforza. Per ogni connessione recisa, quelle restanti si irrobustiscono. Gli incubi aumentano di numero, e di questo passo temo che presto usciranno dal Leviatano per riversarsi in tutto il sistema. Zavala è pronto ad affrontare ancora il suo passato. Recupera i reagenti necessari per il prossimo rituale e raggiungilo sul Leviatano. Non possiamo fallire di nuovo. Dopo che Erismorn avrà finito di parlare, l'impresa Vincolo nel Tormento si aggiornerà, richiedendovi i soliti 500 di Vestigia del Terrore, poi la presenza vincolata e di completare i vari livelli di contenimento incubi. Nel mio caso già ne ero in possesso della Vestigia del Terrore e della presenza vincolata, poiché precedentemente avevo farmato l'attività. Quindi se eravate anche voi come me, con tutto quello che vi serviva per andare avanti con l'impresa, l'unica cosa che vi rimarrà da fare saranno i vari livelli di contenimento incubi, e per far questo in modo veloce vi basterà che il contenimento sia ancora da avviare, così quando l'avrete finito l'impresa si aggiornerà. E qui vi chiederà di tornare nelle viscere del Leviatano con Zavala per eseguire il rituale di recessione, e per poterlo fare vi basterà semplicemente selezionare l'impresa Perdono. La mia spiegazione termina qui ragazzi, come potete vedere non è cambiato niente dalla scorsa settimana, quindi io lo stesso comunque vi ho rispiegato come andare avanti. Detto questo, godetevi il video e spero di esservi stato d'aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non sia stato chiaro, scrivetemelo nei commenti e io vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema del Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Eris, cosa le accadrà se abbiamo successo? Questo non lo so. Mi dispiace. Il mio amore ha ancora paura di lasciarmi andare. Il viaggiatore vi ha richiamato dalla tomba per vedervi spezzati ancora e ancora. Un sacrificio infinito. Ma il mio scopo non è questo. Lasciatemi riposare. Strano. Mentre le viscere soccombono a questa trasformazione, producono una frequenza subsonica costante. È Kalos che fa questo alla nave? Tramite la piramide, sì. Sta spezzando le ossa del Leviatano per ripristinarle altrove. Non è tanto diverso dal vostro dio, dal dio degli assassini di nostro figlio. Il viaggiatore non è il mio dio. Dicono che le ossa rotte guariscano più forti di prima, ma è una menzogna. Si indeboliscono per sempre. Il blocco è stato rimosso. Preparatevi a quello che abbiamo scatenato.
Vala vede il volto di Asimov sospirare. E anche in te. Voglio vederlo. Chiudo gli occhi, ma sono solo dei flash. Provo a ricordarlo esattamente com'era. Ci provo. Anch'io lo vedo. Pallido e asfittico. Una paura e un dolore che non posso fermare. Poi, e sono sulla. Perdonami. Che hai isolato è quasi come una voce confusa nella dissonanza tra piramide e Leviatano. Risuona attraverso fantasmi e incubi, manipolando la loro connessione psichica con l'oscurità. Questo deve finire. Possiamo ricordare il perché di quella vita senza odiare ciò che ce l'ha tolta. Odio gli assassini di mio figlio, il dio che veneravano e che ha preso anche te. Questo non è giusto. Accetta le tue decisioni. Insieme al senso del dovere sono la sola cosa cui tieni. Imposto questo amplificatore. Ci vediamo più avanti. Amplificatori operativi. Isolamento completato. Ora manca solo la recisione. Guardiana, Zavala è pronto. Concentrati sul tuo punto di vista e vinceremo. Sono sul posto. Preparo la mietitrice. Questa missione non ti darà la pace che desideri. La devozione per il viaggiatore ti premia solo con guerra e morte. Mai con la pace. Non lo faccio per il viaggiatore. Lo faccio per voi. Hai le mani premute contro una ferita per fermare il sangue. Ti scorre tra le dita. E sei intriso. Io sapevo quando mollare il colpo. Quando lavare via il sangue dalle mani. E tu? Guardiana. Quante pedine ha sacrificato il viaggiatore per arruolare il comandante Zavala? Quando vi abbandonerà, diventerete come i caduti? Non rappresentiamo solo il viaggiatore. Siamo artefici del nostro destino. Yeah.
di testa dalla mia editrice. Guardiana, fatti valere! Una terribile lama si manifesta dalla mia editrice. Vorrei tanto tornare a quella vita. O che tu entrassi nella mia. E che me ne farei del relitto d'uomo che sei diventato? Mi insegneresti a guarire. Vedremo le nostre cicatrici svanire insieme. Safi? Io avrei così tanto da dire.
Gli anni hanno privato le scuse del loro significato. Ma mi dispiace. Ci si scusa solo di qualcosa di imputabile alle proprie azioni. A chi non vorrebbe vederti piangere per lui? Vorrebbe che suo padre fosse fiero del suo coraggio, come io lo sono del tuo. Hakim dovrebbe sapere che suo padre non prova altro che orgoglio. Ecco perché ti affidai a lui. Mi hai dato molto su cui riflettere, su dove ripongo la mia fede. Analizzare i capricci di un Dio silenzioso. Ridurrai quei pensieri in polvere. Non c'è sempre una risposta. Lascia stare e riposa. Ieri ero troppo stanco per riposare. Oggi, Safi, Hakim, vi troverò nei miei sogni. Sono felice che ci fossi tu al mio fianco. Complimenti a Zavala. Non è facile perdonare i propri rimpianti. Un altro filo si logora tra Piramide e Leviatano. Eppure sento che il prossimo ci metterà alla prova più degli altri. Quando ho visto Safia tornare come un incubo, ho avuto paura. Non volevo che rivelasse ciò che avevo fatto. Ho fatto il possibile per salvare Hakim. E ora lo accetto. Ma allora, la colpa, come la gravità, distorce la percezione del reale. La sua morte mi ha aperto un vuoto. E tutti coloro che perdo sotto il mio comando amplificano questa sensazione. Safia lo sapeva. Aveva capito che perderlo mi ha spinto ulteriormente verso l'essere un guardiano. Sapeva che non potevo stare a guardare il mondo che crollava, perché a modo suo non poteva nemmeno lei, dopo quello che abbiamo affrontato sul Leviatano. Mi chiedo, ho fatto le scelte giuste? Non mi pento del bene che ha fatto la città, né di averne fatto parte. Ma ciò che è servito per arrivare qui e per restarci, la nostra mente non era destinata a così tanti anni. Come per molte altre cose, abbiamo una parola per eternità, ma non comprendiamo davvero cosa significa. Quando troppo è troppo, forse è ora di passare oltre. Un altro collegamento di Karus alla piramide lunare è stato interrotto. Siamo pronti a sferrare il colpo di grazia. Eppure, non riesco a godere di questo successo. È stato fin troppo facile. Resta solo una connessione alla piramide lunare e Karus ha malapena
appena reagito. C'è un aspetto del suo piano che ancora non vediamo, ne sono certa. Essere così prossimi alla meta e vederla ancora come un miraggio è irritante. Troverò la risposta alla nostra ultima decisione. Per il momento, continua a esplorare il Leviatano. Qualsiasi informazione, per quanto minima,